Un'amministrazione pubblica più trasparente, efficace e più vicina alle complesse esigenze dei cittadini. Lo stato di attuazione delle nuove normative in materia di trasparenza degli atti e dei procedimenti, di prevenzione e contrasto della corruzione e in materia di controlli. Questi punti centrali sviluppati nel corso del convegno Trasparenza, controllo e responsabilità, nuovi strumenti per migliorare il rendimento delle istituzioni. Si è svolto nella Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni a Perugia, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Il presidente Eros Brega ha ricordato che l'Umbria è stata sempre attenta alla trasparenza e alla legalità. Mette al centro la nostra regione come una regione che è stata attenta a tutto quello che è l'elemento appunto di trasparenza, di legalità, che noi ne abbiamo fatti per questi 5 anni come un principio fondamentale del nostro mandato. Oggi siamo qui per fare un punto della situazione, non Umbra ma sul piano nazionale. È un riconoscimento importante che noi abbiamo dai massimi vertici istituzionali, degli organi di controllo dello Stato. Il sottosegretario agli interni Giampiero Bocci ha detto che non può essere un magistrato a portare alla luce inadempienze o fatti illeciti. La pubblica amministrazione deve essere capace di esercitare un controllo serio e approfondito. Credere una pubblica amministrazione capace anche di esercitare un sistema dei controlli in grado appunto di entrare nel merito e di capire quando nella pubblica amministrazione ci sono cose che non vanno nella direzione auspicata e che oggi possiamo dire di aver raggiunto dei livelli di trasparenza, di democrazia e soprattutto di partecipazione abbastanza soddisfacenti, ma onestamente c'è ancora molta strada da fare. Per il presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squittieri, la trasparenza è un requisito indispensabile per l'amministrazione pubblica ed è un cardine della democrazia. Senza trasparenza non c'è democrazia. Cioè, se il cittadino non riesce a sapere cosa sta facendo l'amministrazione, quali risultati sta conseguendo, come sta impiegando le risorse, non c'è democrazia, c'è dittatura. Quindi è un requisito fondamentale. L'importanza della legge che ha previsto questo istituto e nel fatto che non solo ha nobilitato questo presupposto, ma ha dato anche a noi, Corte dei Conti, la possibilità di controllare nei nostri controlli anche il rispetto delle regole sulla trasparenza, e lo stiamo facendo. E la trasparenza, io non vorrei affrontare per l'ennesima volta la tematica della corruzione che ci vede impegnati, anche questa quotidianamente, perché è una tematica di cui mi sono occupato ripetutamente. Però è evidente, mi pare evidente, che se noi riuscissimo ad assicurare trasparenza in maniera assoluta non si parlerebbe mai di corruzione, perché la trasparenza è proprio l'antidoto migliore alla corruzione, quindi il presupposto di una democraticità delle istituzioni è il presupposto di una gestione sana e corretta, quindi è fondamentale. Francesco Merloni, componente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha detto che sono molte le cose che non vanno, non solo negli appalti. Stiamo lavorando sodo per fare in modo che le amministrazioni si dotino di strumenti per la prevenzione della corruzione. La corruzione è un male endemico che non si sconfigge certamente né con l'approvazione di una legge né con la costituzione di un'autorità. Stiamo lavorando sodo per fare in modo che le amministrazioni si dotino di strumenti di prevenzione della corruzione. Lo facciamo sia aiutandole a farli per bene, sia in qualche caso anche sanzionando quando sono inefficaci o inerti. Tutto considerato, noi riscontriamo, se non altro, una grande attenzione da parte del mondo pubblico, non solo delle pubbliche amministrazioni in senso stretto, ma anche le società in controllo pubblico. C'è una grande attenzione, anche una, direi, una buona volontà di fare, di agire concretamente.